questo, ragazzi, non è solo un mazzo, ma è, io penso, un nuovo modo di vedere e concepire Yu-Gi-Oh! Cioè, vi assicuro, ragazzi, un mazzo pesantissimo, assurdissimo, lo vedete, signori, dagli archetipi che sono coinvolti al suo interno e dalle carte che ci sono, però veramente... Cioè, la cosa assurda dei Numeron, ecco, che vedete qui riassunti in questo bellissimo Numeron Wall, uno dei portavessillo più carini di questo deck. La cosa carina di questi signorini è che, un po' come Sky Striker, saranno splashabili da tante parti, considerando che c'è una combo molto molto facile con cui puoi fare Utopic Zexal, che sappiamo essere, ragazzi, sì, ne abbiamo parlato anche in un video dedicato, uno dei mostri con cui vinci al primo turno, proprio essenzialmente. Vedremo, insomma, anche dopo. Abbiamo anche l'Entrap, abbiamo l'Engine Eldritch al suo interno, capite bene, signori, che non ho bisogno di parlare, ragazzi, né a livello di portafoglio, né a livello di performance, né a livello veramente di versatilità direttamente in campo. Ma andiamo a vedere, partiamo primi, ragazzi, ovviamente numero uno, mettiamo, mandiamo al cimitero, ci attiva dal deck tranquillamente la carta terreno, una delle più forti d'archetipo, signori. Che cosa fa questa carta? Durante la main phase manda una carta, spell, magia, Numeron, da che deve praticamente conciliare le sue condizioni di attivazione dal deck al cimitero. Questo effetto diventa... L'effetto di Numeron Network diventa l'effetto di quella carta. Cioè, un macello, ragazzi, ci fa veramente, ci permette di copiare essenzialmente l'effetto della carta. Abbiamo mandato la signorina Numeron Calling. Leggiamo anche l'effetto di Numeron Calling, signori. Se un Numeron Network è nella tua zona field e tu non controlli mostri, speciala fino a 4 mostri Xyz Numeron Gate, cancello numero, con nomi differenti dall'extra deck, ma bannali durante l'end phase. Ormai sappiamo benissimo che questi effetti non ci devono spaventare. Perché? Perché i mostri che noi evochiamo, che dovrebbero essere bannati, noi li utilizziamo per un'evocazione Xyz. Insomma, ragazzi, un macello. Numero 3, numero 2, numero... altri numeri, e facciamo direttamente S0. Ok, ragazzi, perché questo mostro è così forte? Perché questo mostro è determinante? Perché questo mostro sarà importante? Ne sentiremo parlare anche nel futuro. Perché il rank di questa carta, vedete, signori, ecco, osservate anche il fatto che non ha rango. È un mostro molto molto particolare. Che cosa fa anche questa carta? L'evocazione Xyz di questa carta non può essere negata. E già partiamo, insomma, molto molto bene. Quando viene Xyz summonata, l'avversario non può utilizzare carte ed effetti di carte già precedentemente sul terreno. Guadagna 1000 d'attacco e difesa per ogni materiale Xyz attaccato. Una volta per turno, turno dell'avversario, effetto rapido, puoi staccare un materiale Xyz dalla carta e gli effetti delle carte dell'avversario non possono essere attivati questo turno. Signori, con questa carta tu non puoi utilizzare effetti. Ok, effetto, stacchiamo, turno dell'avversario, l'avversario non può utilizzare effetti. Ora, ok, benissimo, l'avversario giustamente, proprio è miracolato che ha Block Dragon in mano. Con Block Dragon giustamente mette lui sul terreno e ce lo distruggerà. Però, signori, considerate l'utilizzo di questo effetto contro un mazzo che deve startare, consideratelo contro un Orcus, che, voglio dire, il quale potrebbe avere come mostro più forte in mano Cavaliere dell'Armageddon. Fai nulla, evochi il mostro in difesa e passi. Senza contare il fatto, signori, lo vedremo a breve, tranquilli, che comunque non pensate che il bello, questa strategia molto carina, si riduca solamente ad evocare lui, Continuiamo a vedere il video. Ok, l'avversario evoca Block Dragon, ok, questo è un miracolo, signori, questo... Guarda, non vi azzardate a dire che noi giochiamo contro i bot, giochiamo contro partite che ci orchestriamo. Guarda, questo a questo avversario gli è capitata l'unica cosa possibile che potrebbe fregarci S0 o Utopic Zexal. Però, signori, siamo contenti, perché comunque vi facciamo vedere anche una eventuale fragilità del nostro mostro. Vabbè, non c'è problema, l'avversario comunque, vedete, non ha utilizzato effetti. Avrebbe potuto utilizzare Raijeki, avrebbe potuto utilizzare Foolish Burial. Non ha fatto nulla, ragazzi. E voi comunque guardate sempre anche, il bicchiere mezzo pieno. Peschiamo numero wall, ok. Effetto di Numeron Network. Rimandiamo al cimitero calling. Perfetto, effetto. Rispecialiamo direttamente i nostri amichetti, i nostri quattro mostri. 4, 3, 2, 1. Voi direte, perché fai questo? Perché è così forte questa cosa? Ve lo faccio vedere, perché questi mostri Xyz, cioè l'evocazione Xyz utilizzando mostri Xyz,
fa un macello, ragazzi, e lo abbiamo visto, lo abbiamo visto prima. Potreste dirmi, ok, però adesso te l'hanno eliminato Utopic Zexal. No, perché ora noi che cosa facciamo? Andiamo al cimitero ed evochiamo, signori, Infinitrack Fortress Megaclops, 4000 di attacco. Non è, è immune dagli effetti di altri mostri, eccetto dei mostri Xyz. Non può essere distrutto in battaglia, eccetto in una battaglia che coinvolga un mostro Xyz. 4000. Ora cominciate a capire perché i numeri non sono così forti. Perché, signori, in questo gioco utilizzare mostri Xyz per evocazioni Xyz ti porta ad avere sul terreno mostri formidabili. Cioè Zexal che praticamente non permette all'avversario di utilizzare nulla. Lui, che voglio dire, non può essere veramente, ti fa veramente sniffare la sconfitta. Perché 4000 non può essere distrutto, non può, veramente un casino, signori. Battleface, gli facciamo malissimo all'avversario, veramente. Block Dragon comunque rifamma. Siamo contro Adamazia, comunque, signori. Siamo contro un mazzo top di gamma. Su questo non ci piova assolutamente. Voglio dire, ti fa emozioni. Qualche prurito te lo fa avere questo mazzo, assolutamente. E in verità, signori, l'avversario è ancora più fortunato perché? Perché giustamente, ecco, rimette Block Dragon, utilizza Raijeki. Comunque, ecco, l'avversario, signori, cioè, miracoli su miracoli, si è trovato di prima mano due carte che gli permettono di fregarci i mostri più forti che abbiamo messo. Però vi ripeto, signori, voi il pensiero che dovete evitare, non dovete pensare che vabbè, allora sono mostri stupidi. No, comunque vi ricordo, signori, che è immune dagli effetti dei mostri questo, eh. Cioè non può essere distrutto in battaglia, eccetto in battaglia con un mostro Xyz. Cioè, capite, signori, capite molto molto bene. E comunque, signori, ancora, vedete, possiamo ricominciare. Comunque abbiamo delle armi a nostro vantaggio, vedete? Comunque, ecco, adesso entra in gioco Eldritch. Cioè, voi potreste dirmi, ok, ma se mi ritrovo in queste situazioni in cui mi fregano i mostri più forti, può succedere una volta su mille, come in questo caso può succedere. Ok, Eldritch, benissimo, utilizziamo Eldritch. Molto molto bene. Foolish. Eldritch, ecco fatto, l'avversario ce lo distrugge di Block Dragon. Riprende altre carte in mano, però, signori, mette altri mostri, ogre. Comunque, signori, vedete, il mazzo è equipaggiato per ogni evenienza, ragazzi. Signori, vi fa cose incredibili. Vedete, signori, ancora l'avversario gioca la sua partita. Vi ripeto, ragazzi, siamo contro Adamantia, che è uno dei mazzi tier 0, penso, del momento. Quindi, ecco, abbiate anche a mente l'esame di maturità che sta facendo questo mazzo, eh. Comunque, l'avversario fa il suo campetto, bello, bello. Rimettere, fa quello, insomma, che doveva fare. Ma noi tranquillamente ancora Eldritch. L'avversario utilizza, vedete, vende cara la pelle, assolutamente ci disrupta il nostro terreno. Numero network ancora Eldritch, benissimo. Rievochiamo Eldritch, che tra l'altro va anche a 3500. Raijeki, signori, vedete, comunque, ragazzi, il numero fa cose veramente incredibili. Unite, cioè, noi ci ritroviamo in una situazione in cui l'avversario ci ha veramente messo in una difficoltà, non difficoltà proprio sconfitta, che la fortuna ci fa vincere, perché come state vedendo, comunque il mazzo per tre volte è ripartito, per tre volte ha messo sul campo, ha dispiegato tutte le sue potenze, per la terza volta sta facendo, vedete, siamo noi, cioè, osservate, riflettiamo su questa situazione, pur avendo l'avversario giocato molto bene, ci ha tolto di mezzo mostri che comunque erano effetti cappanti, potremmo dire. Comunque si ritrova senza nulla in campo e nulla in mano. Ok, benissimo. Mette, non può far altro che, insomma, andare a coprirsi di disperazione. Con Eldritch noi mettiamo altri mostri sul nostro terreno. Benissimo, attacchiamo. Finiamo anche l'avversario con il nostro amico Gustav. 2000. Archiviata la panca. Signori, abbiamo vinto contro uno dei mazzi tier 1 del momento, che comunque ci aveva, era riuscito a penetrare le nostre difese. Però, signori, l'abbiamo fatto in un modo, cioè, incredibile. Signori, questo mazzo, vi ripeto, penso che, ovviamente stiamo anche utilizzando un archetipo top di gamma qua dentro, però che cosa voglio dirvi, ragazzi? Tutto questo per dirvi cosa? Che veramente questi numeron, non tanto a livello di archetipo puro, ma uniti agli amici Eldritch, uniti ad altri mazzi, fanno cose veramente superbe. Signori, sono 4-5 slot da occupare, 6 slot da occupare nell'extra deck. Eldritch può permetterselo alla grande, perché ad Eldritch interessa Super Dreadnought, Gustav e Liebe. Poi può mettere tranquillamente Link generici, può mettere Pleiades, può mettere tantissime cose.
Cioè, la cosa bellissima è che con Numeron Calling, avete visto, fai quella combo con 4 mostri Xyz e metti Zexal, metti Fortress. Cioè, a seconda delle situazioni in cui ti ritrovi, puoi fare delle cose veramente incredibili. Quindi, signori, abbiate gli occhi puntati a questo archetipo, perché, ecco, per chiudere il cerchio, è veramente un archetipo meta-defying che veramente ci può andare a cambiare il gioco e di cui, vi assicuro, torneremo a sentir parlare nei prossimi mesi. Veramente è molto, molto incredibile. Spero che il video ti sia piaciuto, ragazzi. Ti interessano queste carte? Ti interessa un deck qualsiasi, signori? Stai ricominciando a giocare a Yu-Gi-Oh! Molto, molto bene. Guarda ora in descrizione, perché noi siamo orgogliosi di avere il nostro gruppo di coaching, il gruppo dei campioni over, in cui ti aiutiamo a cominciare o ricominciare a giocare. In più possiamo fornirti tutte le carte che vuoi, tutti i deck che vuoi, te li inviamo direttamente a casa. E tu arriverai a strizzare gli occhi e a dire: com'è possibile tutto questo? No, siamo un team, abbiamo parecchie cose da dare, ci fa piacere aiutare, insomma. Noi quando cominciammo veramente sperimentammo quella bruttissima condizione in cui dovevamo cercare noi le carte che ci servivano. Non vogliamo che questo accada ai nostri iscritti, che lo so che vuoi cominciare o ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh! È il tuo momento, puoi farlo. Come hai visto, ci sono tante carte, tanti deck, tanto potere che puoi avere nelle tue mani. E questa è veramente una cosa che a me personalmente manda in bestia. E cioè, insomma, Yu-Gi-Oh! È uno dei giochi più belli veramente del mondo, a priori di qualsiasi cosa, ragazzi. Grazie, perché con il tuo supporto davvero mantieni vivo questo canale e dimostri tanta fiducia nella nostra abilità di fare video. Questo veramente ci riempie il cuore e ti ringraziamo veramente con tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, come sempre, perché noi non vi abbandoneremo mai. Dopo 11 minuti, signori, purtroppo dovete concedermelo un po' di... cioè, quando non vuoi editare, insomma, ci sta. Come sempre, il nostro super grido di battaglia, qual è? Il solito, quello che tu conosci. Diciamolo insieme, all'unisono, pronto? 1, 2, 3. Stay over, stay over, stay... oltre, over, sempre e comunque. Un bacio, ragazzi.